Ciao ragazzi, io sono Red e oggi siamo tornati in pillole. Di cosa si parla oggi? Beh, di patch, ragazzi. La differenza sostanziale che c'è tra quelle in PVC e quelle in stoffa. Sigla. Partiamo quindi con le patch in tessuto e capiamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Non diciamoci cazzate, questo tipo di patch le conosciamo tutti e sappiamo che vengono da tecnologie antiquate, ovvero dalla seconda guerra mondiale, se non forse anche un pochino prima, sono state integrate all'interno di questo mondo e non l'hanno quasi mai lasciato, ma si basano su tecnologie abbastanza vecchie. Infatti uno dei problemi principali che io ho con queste patch è che tendo a rovinarle spesso, grattarle, sporcarle, e quando poi vanno pulite sono molto più complicate da in diretta, si picchiano fuori dal negozio. Infatti da pulire e da tenere curate sono molto più complicate rispetto al PVC. Altro elemento ovviamente su cui non può sostanzialmente competere sono il livello dei dettagli, in quanto un livello di dettaglio ricamato è sicuramente carino, ma non avrà mai il livello di qualcosa creato con macchina al CNC, dove è tagliato e segue dei numeri, dei concetti, delle robe. C'è però da dire, perché non le voglio demolire completamente, che costano leggermente meno e soprattutto hanno uno stile e un design molto particolare e anche molto accattivante, soprattutto per quelli che vogliono mantenere uno stile di un certo tipo, e soprattutto sono poco giocattolose, sono un pochino più serie. Adesso passiamo ovviamente a quello che potreste pensare essere il vincitore di questa sfida, ovvero il PVC. Come potete vedere, il dettaglio e le definizioni sono veramente veramente ben fatte. E anche lo stile non dispiace più di tanto, in quanto sì, è vero, sono un po' giocattolose, però in effetti sono morbide, le attaccate hanno a volte degli stili accattivanti che possono piacere molto. Le potete trovare sostanzialmente di quasi tutti i tipi, per costi anche abbastanza contenuti, e sostanzialmente potete trovare la patch di qualunque cosa là fuori. Io che le colleziono lo confermo, dalle patch di Berserk a quelli di Paperella Gay, sei l'uccello che vorrei. Quindi alcuni di voi probabilmente staranno dicendo: bene, abbiamo capito, tessuto fa cagare, le patch in PVC sono il futuro, sono la direzione da intraprendere, adesso me ne compro 150. Io però in realtà ho un asso nella manica e vi vorrei infatti far vedere come in realtà il vincitore di questa Battle Royale, che pensavamo fosse a due elementi ma in realtà è a tre, sia la patch della Claw Gear. Questa che avete davanti a voi è il perfetto e incredibile connubio tra il nuovo e il vecchio, che hanno deciso di andare a prendere un drink al bar, sono tornati a casa insieme e hanno scoperto. Quello che avete qui davanti infatti è una patch che sì, è in tessuto, ma è stata progettata, costruita e prodotta con le nuove tecnologie utilizzate per creare le patch in PVC. Unisce quindi i due elementi di cui fanno vanto normalmente una e l'altra fazione, le unisce e crea un prodotto incredibile. Le fanno veramente in pochissimi, Claw Gear è una di queste. Pregio soprattutto è il velcro qui dietro, che sembra uno specchio, guardate, vi fa anche l'effettino. È veramente ben fatto, non vi attacchi i pelucchi, non è di quel velcraccio di Barrem. Ovviamente costa abbastanza, ma ragazzi, questa è la patch definitiva. Ormai tutto quello che recensiamo è definitivo, non è la patch definitiva ovviamente, però è veramente ben fatta e soprattutto è una bellissima variante ad avere sempre un pochino le solite robe fatte nello stesso modo. Quindi vincitrice assoluta di questa sfida per me è Claw Gear come qualità. Poi ovviamente le patch in PVC a me piacciono un botto, perché ne compri di 150, non sono a fuoco, di 150 tipi diversi e ti ci spacchi. Ricordiamo ovviamente che Monopoly Software Reggio Emilia offre dei servizi per fare appunto le patch, sia in tessuto che in PVC personalizzate. Se avete appunto bisogno di patch personalizzate, fate un fischio, noi siamo qui a vostra disposizione. Qui da Red è tutto, ricordo di guardare in descrizione, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, vi prego, seguiteci su Instagram, dateci una mano, YouTube odia i nostri video, non lo so perché, però li odia, ok? Quindi dateci una mano a supportarci e supportateci. Qui da Red è tutto, noi ci vediamo sabato con un video incredibile. Stay on.